Ben ritrovati a voi tutti, cari amici. Ebbene, nel frattempo che caricavo il video precedente che ho postato sul mio canale YouTube, ho approfittato per una bella barba. Comunque, a parte questo, prima di parlare di basket Serie A maschile, notizia molto abbastanza fresca. La federazione, la WWE, ha tenuto tranquillamente la questione Edge, nel senso che il suo trasporto in ospedale per controllo, ovviamente per quello che gli ha fatto Randy Orton, ma tutto in chiave narrativa, quindi tornerà negli show. A questo punto penso quasi esclusivamente a Raw, a lunedì, nelle prossime settimane. Bene, veniamo alla palla canestro, dove siamo arrivati alla giornata numero 20, giornata che si è sviluppata nei giorni tra il 25 e il 26 gennaio, quindi insomma già un mese passato dal Natale, e il tempo corre come se corre. Bene, a parte gli scherzi, veniamo alla cronaca. Allora, la Virtus Bologna espugna il campo di Venezia per 83-71, Trento vince a Sassari per 90-87, la Reggiana Reggio Emilia vince in casa contro Cantù 85-73, la Cremona del nostro caro Meo Sacchetti vince 103-92 in casa contro la Virtus Roma. Brindisi espugna il campo di Brescia per 86-82, Milano vince a Trieste 85-67, Treviso vince a Pistoia 86-75, la Pompea Fortitudo Bologna vince in casa contro Varese per 79-76. Veniamo alla classifica, che al momento vede queste posizioni. Nelle prime 8 abbiamo la Virtus Bologna 17 vinte e 2 perse, Sassari 15 vinte e 4 perse, Brescia 13 vinte e 6 perse, Brindisi 12 vinte e 7 perse come Milano, sesta Cremona 11 vinte e 7 perse, settima Venezia e la Fortitudo Bologna uguale 10 vinte e 9 perse. Fuori dai playoff la Reggiana, Trento, Varese 9 vinte e 10 perse, Cantù 8 vinte e 10 perse, Treviso a Roma 7 vinte e 12 perse, Pistoia 5 vinte e 14 perse, zona retrocessione Trieste e Pesaro, Trieste con 5 vinte e 14 perse, Pesaro una vinta, 17 perse. Ora vediamo le prossime partite in programma. La giornata 21, che avrà il suo svolgimento tra il 1 e il 2 febbraio. Innanzitutto avremo gli anticipi al sabato: Brindisi Olimpia Milano alle 20:30, Virtus Bologna Pesaro alle 20:45, il 2 febbraio Cantù Venezia apre alle 17, Trento Brescia alle 17:30, Virtus Roma Pistoia alle 18, Trieste Sassari alle 18:30, Treviso Fortitudo Bologna alle 19, Cremona Reggiana Reggio Emilia alle 20:45. Bene, per quest'oggi direi è tutto. Come vi ho detto, non vi preoccupate, Edge, anzi credo che le visite gli sono state già fatte, lo rivedremo nelle prossime settimane, magari non lunedì prossimo, tra 2 o 3 settimane. Quindi buon basket a tutti, e mi raccomando, non dimentichiamoci mai di Kobe Bryant, un uomo tutto d'un pezzo, nello sport e nella vita, dentro e fuori. Ciao a tutti, ciao, ci vediamo domani con la Coppa Italia con il Milan, e vediamo di fare un secondo video, vediamo un po', ciao.